Questo è il Physical Theater, un teatro basato sulla fisicità, in cui corpo, energia e creatività giocano un ruolo fondamentale. E questa è la nuova BMW Z4, un'auto che è come un corpo, è un grande potenziale atletico, dinamico e spettacolare. E noi infatti abbiamo voluto portarla qui, proprio per metterla alla prova con i movimenti estremi del corpo umano. Già da ferma, senza muoversi, la Z4 ci stupisce con un bel salto di qualità. Intanto, sul piano dei materiali, la vecchia capota a due strati e impermeabile ha lasciato posto a un doppio guscio di alluminio che, sotto la spinta di braccia elettroidrauliche, si scompone e ricompone in 20 secondi netti a vettura ferma. Questa soluzione presenta pregi e difetti. L'auto è più silenziosa e meglio isolata dall'ambiente esterno. Come contropartita, invece, ci sono il peso e la necessità di trovare l'alloggiamento per il tetto nel bagagliaio, rinunciando a una parte di spazio per il carico. Rispetto alla Z3, la progenitrice moderna delle Roadster BMW, la seconda generazione di Z4 è un'auto totalmente diversa. Oltre alla modifica più evidente, cioè il tetto, sono stati fatti vari interventi al telaio, motore, cambio e abitacolo. Qualità di guida e prestazioni sono nettamente cresciute, così come naturalmente il prezzo. La versione che abbiamo provato supera i 50.000 euro. Le forme sono quelle tipiche di una roadster e la tensione delle superfici ne sottolinea l'ispirazione atletica. Adesso è lunga 4,23 m ed è larga 1,79 m, ma è ammirevole il modo in cui è riuscita a mantenere le proporzioni e, a differenza di altri modelli con tetto rigido, la linea del posteriore ha davvero sex appeal. Un vano motore allungato, sbalzi corti e una posizione di guida abbassata, molto vicina all'asse posteriore, regalano le vere emozioni della strada. Anche il design della plancia è in linea con lo stile BMW, pochi strumenti e qualità dei materiali di notevole livello. La Z4 più cattiva è quella che abbiamo scelto di provare, la S-Drive 35i, mossa da un 3 litri da 306 cavalli, molto, ma molto disponibili già ai bassi regimi. Il propulsore di questo esemplare si caratterizza per la presenza del doppio turbo e per l'iniezione diretta. Un motore dalla doppia faccia, gradevole ed elastico per passeggiare in scioltezza con un filo di gas, ma rabbioso non appena si affonda il piede sull'acceleratore. La progressione è veramente notevole. E dire che il peso da smuovere è parecchio. In assetto di marcia e con il guidatore a bordo siamo vicini ai 1700 kg. Questo nell'insieme limita un po' l'agilità, anche se la distribuzione delle masse è stata ben curata, 50% davanti e 50% dietro. Lo sterzo ci piace, sembra veramente di sentire l'auto tra le mani. Buona è la sensibilità nell'abbordare le curve, mentre si avverte un po' di alleggerimento nel trasferimento di carico. Ma se la guida è allegra, intervengono spesso i controlli elettronici. Le prestazioni della Z4 parlano chiaro. 250 km orari di velocità massima e lo 0-100 bruciato in 5 secondi e 1. La coppia è notevole e consente allunghi immediati a partire da qualsiasi regime. E la sportività è senz'altro esaltata dalla presenza del cambio a doppia frizione a 7 marce. È praticamente perfetto, molto rapido negli innesti, magari quello che manca è giusto un po' di prontezza nel passaggio dalla prima alla retromarcia e viceversa. Anche le manovre di parcheggio non sono facilissime a causa della frizione, che se la prende un po' troppo comoda.
Basta usarla come un'auto e non come un set per una coreografia. D'altra parte, davanti a un'energia così travolgente e spettacolare, è davvero difficile rimanere immobili.